una in un territorio in cui le risorse economiche sono assolutamente carenti. Il primo è il traffico dei migranti. Il secondo è il contrabbando dei prodotti petroliferi che vengono sottratti dalle industrie sotto il controllo del governo. In questa maniera si stanno arricchendo in maniera enorme, si stanno dotando sempre più di armi e di altre capacità operative. Questo certamente credo che destabilizzerà sempre di più il governo che noi faticosamente stiamo sostenendo e da cui stiamo cercando di ottenere dei grossi risultati. Quindi intercettazioni senza varcare i limiti previsti dal nostro codice, perché non abbiamo bisogno di comprimere ulteriormente i diritti alla riservatezza e i diritti fondamentali della persona. Ma nell'ambito di questi limiti poter operare anche su navi che siano militari straniere, con delle intercettazioni, senza dover richiedere di volta in volta un'assistenza giudiziaria che non ci consentirebbe in tempi reali di intervenire. La possibilità di disporre di unità veloci che in tempi reali possono intervenire, quando dalle intercettazioni, e non necessariamente nel momento del pericolo, si percepisce che che i trafficanti sono entrati in azione e stanno scortando i migranti. Se questo viene fatto, se all'autorità giudiziaria viene consentito di poter disporre di questi strumenti, che, ripeto, ho indicato in sede di audizione innanzi alla Commissione Difesa, ma credo che sul punto non siano state fatte scoperte particolari, si è soltanto parlato sulla base di un'esperienza che si è maturata in questi anni. Se questi noi strumenti li avessimo, noi potremmo effettivamente conseguire risultati importanti. Non esiste attività illecita che non possa essere perseguita. Vi sono alcune attività che possono essere perseguite più facilmente e con mezzi investigativi ordinari. Vi sono altre, ma intendo come ordinari, come dispiego di risorse, non come strumenti legislativi.